Molinetto con coach Marinucci dopo la partita 58 a 65 a favore del Pizzighettone. Una partita per tutte e due le squadre in difficoltà di roster, con parecchi infortuni, rientrato Speranzini ma a mezzo servizio quasi. Partita tra l'altro anche bruttina. Tuo commento? Una partita orribile. Era triste stare in panchina a guardarla, dover fare qualcosa per rimediare a una partita così brutta, una prestazione così poco edificante dal punto di vista tecnico e difensivo. Io faccio fatica a comprendere come si possa fare due punti in un quarto, penso che non mi sia successo nella mia vita, con giocatori che poi sono capaci di fare anche cose straordinarie. Sì, in effetti dei numeri incredibili, canestro da tre quarti campo. Quindi come è possibile fare due punti in un quarto quando hai quelle qualità lì? La verità è che probabilmente vengono fuori tutti i limiti caratteriali di questo gruppo, che è incapace di vincere delle partite che sono alla portata, perché poi da quella situazione di 16-2 del primo quarto siamo faticosamente abbastanza costantemente tornati in partita, e siamo di sopra di 10 punti quando mancavano 7 minuti alla fine della partita. Cosa è successo lì? Beh, se c'è un mago in giro che me lo può spiegare, perché la corrente si accende e si spegne, penso che sia una questione psicologica. Poi è vero anche che noi siamo molto corti e non abbiamo lunghi che ci danno, possono darci una mano. Kustovic è completamente fuori forma. Ci alleniamo con 6,96, 1,97, 1,95 e i ritmi di allenamenti non sono quelli della partita. Questa settimana non si è allenato neanche Testa, De Guzman lo vediamo solo giovedì. Sono una serie di problemi sicuramente che ci rendono difficile la vita, però obiettivamente di fronte non avevamo il Panathinaikos. No, assolutamente no, di fronte c'erano dei giocatori che erano praticamente nella vostra stessa condizione, anzi Pedrini, che ha tenuto in piedi la partita e si è preso un miliardo di falli, e dopo le bombe quelle di Speranzini lì nel terzo quarto, dove vi hanno dato i 10 punti di vantaggio, la partita sembrava chiusa, invece ecco, come hai detto tu, corrente alternata, un momento acceso, un momento spenta. Però in tutto questo casino, voglio usare questa parola, tutto questo casino di gioco, alla fine della fiera è venuto fuori forse ancora il Pizzighettone, che con un paio di giocatori ha rimesso la partita in parità e poi ha preso quei punti di vantaggio sui tiri liberi. Poi ecco, anche lì la roulette dei falli nell'ultimo minuto non ha portato risultati. Sì, sono tutte considerazioni giuste, però io vedo una squadra che quando non ha pressione, quindi va sotto di 16 punti, gioca e fa punti. E quando questa pressione c'è, devi vincere, non fa più canestro e sbaglia cose semplici e facili. Poi sai, Brunelli oggi ha sbagliato non so quanti tiri in appoggio arrivando da solo, è un 95 per carità. Però bisogna avere anche un po' di cattiveria agonistica per giocare questo sport, e non ce ne abbiamo abbastanza, non abbiamo abbastanza capacità di sopportare la pressione, per cui anche una partita che alla fine si era raddrizzata e che tutto sommato avevi anche il vento in poppa, perché venivi da un meno 16, sei arrivato a più 10, avevi tutto l'entusiasmo, paradossalmente un time out l'ha spento definitivamente, ma sono cose sinceramente assurde che faccio fatica a comprendere. Girare pagina e ricominciare da capo, allenamento e allenamento e allenamento. D'altra parte non c'è altra soluzione al momento per tutte e due le squadre in campo. E questo è vero se si potesse fare allenamento. Ah beh, questo ognuno poi dopo... Il problema è che oggi gli allenamenti sono una cosa quasi peggiore delle partite, perché con tanti infortunati e tanti giovani e i doppi tesseramenti fai veramente fatica a trovare ritmo. I 96 e i 97 che saliranno con noi fanno tante palle perse durante l'allenamento, e come vedete è una squadra che manca di ritmo, cioè è una squadra che l'anno scorso giocava molto la nostra, fluido,
con tanto ritmo di gioco, la capacità che costruiva tanti tiri aperti da tre, di penetrazione, eccetera, oggi fa fatica a trovare il ritmo di gioco e inevitabilmente finiamo a complicarci sempre la vita, ma è anche vero che un gioco di questo tipo, che è fatto di poche chiamate, è tanto fluido, ha bisogno di allenamenti di un certo tipo e in questo momento non riusciamo a farli. Quindi il lavoro è ancora più complesso e la pagina da girare è ancora più pesante. È ancora più lunga, esatto. Va bene, ti ringrazio, in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.